Monetto e vediamo qual è la prossima notizia. Vediamo se è una volta buona o una volta non buona. Attenzione, qui mi sa che non è per niente la volta buona. Allora, il mio fidanzato ha cambiato il mio abito da sposa con quello che piace a mia suocera, quindi la mamma del fidanzato praticamente. Lei è una furia, il matrimonio è a rischio. Abbiamo cercato di spiegare un po' quello che è successo in questo filmato. Lei è una futura sposa, lui è il suo futuro marito. E poi c'è l'altra, la mamma. Di lui, ovviamente. Do you have the time to listen to me? Ma dai fiori d'arancio alle spine il passo è brevissimo. I tre si presentano in atelier per scegliere l'abito nuziale. Ma quello scelto dalla futura sposa non piace alla suocera. Il matrimonio è il mio e il vestito me lo scelgo io, dice la ragazza. Il giorno dopo, in gran segreto, il fidanzato e la di lui onnipresente madre tornano in negozio per scambiare il vestito scelto dalla ragazza con quello che piaceva alla suocera. La ragazza lo scopre e va su tutte le furie. Minaccia di far saltare il matrimonio e affida il suo sfogo a una piattaforma social. Secondo voi devo comunque sposarmi o no? Chiede la ragazza. Il post diventa virale e tra i commenti si trova: scappa o ti ritroverai la suocera in casa in ogni momento. Gli utenti adesso chiedono di sapere se la donna alla fine sia salita o meno sull'altare. Ai post, l'ardua sentenza. Allora, aiuto. Direttrice, le statistiche ci dicono che un matrimonio su tre finisce per colpa della suocera. Come smentirle? Nel senso, diciamo che in questo caso davvero c'è stata troppa invadenza. Beh, anche perché io ho anche consultato un mio carissimo amico che è un esperto di wedding planning e il galateo è confermato. Allora, l'abito della sposa lo sceglie la sposa. Primo. Prima cosa. Dovrebbe essere anche mantenuto segreto secondo la tradizione. Seconda regola. Fino all'ultimo. E poi, insomma è veramente un qualcosa di inequivocabile. Per cui il consiglio da dare a questa aspirante sposa sarebbe... Cambia suocera, lapidario. Esatto. Scusami, sì, cioè. Non vorrei. Però diciamo che il consiglio sarebbe un pochino questo. No, perché poi, se un matrimonio comincia così, che l'abito viene cambiato dalla suocera e il tuo futuro marito è d'accordo con lei... Cioè, questo è un matrimonio praticamente a tre. Sì, di fatto è vero che non ci si sposa quasi mai soltanto in due, però la suocera... No, aspetta, cosa vuoi dire, Luisa? Aspetta, cosa vuoi dire? Non no, ci si sposa in due? Nel senso che la suocera comunque viene a far parte della famiglia e quindi resta dentro la famiglia. È bene avere rapporti distesi e diplomatici, però pare distesi che... Distesi e diplomatici! Sì. Ragazze, ascoltate, distese diplomatici. Infatti io, ecco, sono di questo avviso, sono per la diplomazia. Però quella che non ha Shakira, però è vero, Shakira. Shakira anche nella sua ultima canzone parla dei suoceri. Allora, se la prende a questo punto in questa nuova canzone, però se la prende col suocero, con il suocero dice: è ancora lì che non mette piede nella tomba. Cioè, questo è terribile, è però terribile, questo è esagerato. Sì, è terribile. E vediamo che comunque accomuna un po' tutti, i famosissimi e le persone, diciamo, normali. Quindi questo è evidentemente un punto universale sul quale sì, anche fare Shakira, delle riflessioni. Basta che sarebbe basta, con la suocera, deve mollare poi... a un certo punto. Cioè, io sono una sua fan, sì, però un po' troppo, è un no? Po' tanto, sì, è un po' tanto, anche perché a questo punto avrebbe dovuto un attimo aver metabolizzato. Sì. La cosa anche ecco, basta. L'incidente bene, diciamo ci troviamo d'accordo.